Lascia like e farò la tosse, lascia like e farò la tosse, lascia like e farò la tosse, non l'hai fatto, lascia like e farò... Eccolo, bravo! Prima di salutarvi come si deve, vi chiedo sin da subito scusa per i miei capelli imbarazzanti, sembro un frate. Ciao a tutti, come state? Tutto bene? Spero male, spero di cuore male. Benvenuti all'interno di questo nuovissimo contenuto multimediale. Dopo svariato tempo, quest'oggi ci troviamo nuovamente all'interno di un imbarazzante reaction a Dying Infidelity. Alta infedeltà per gli amici anglo-austriaci. Per chi non conoscesse il meccanismo di questo programma, è semplicemente un coglione. Prima di iniziare concretamente il video, vi chiedo due semplici cose, veramente banali e semplici. Iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto, c'è un tasto rosso con scritto iscriviti, è gratis, e lasciate appunto un mi piace qui sotto. Non voglio dilungarmi ulteriormente perché sarebbe una cosa completamente inutile, perciò partiamo. Vi risparmio la solita intro e iniziamo così. Sono storie di alta infedeltà. Alta infedeltà! Non sentite anche voi dell'eccitazione nel dirlo? Paolo ha 33 anni e da qualche anno ha aperto un vivaio. 33 anni, ma i capelli ormai sono andati a puttane. Giulia invece di anni ne ha 35 ed è già un'esperta assistente di volo. Ma bravissima! Compliments! Dal mio cuore compliments! Ed è proprio su un volo intercontinentale che Giulia e Paolo si incontrano. E cosa ci fa un fioraio su un volo intercontinentale? Questa è la domanda. C'era una turbolenza incredibile, non esagero. Forse è proprio in quell'occasione che ha perso tutti i capelli. Devo smetterla perché sto insultando i pelati. Chiedo scusa a tutti i pelati del mondo. Quel giorno ho pensato veramente io qua ci rimango, o perché l'aereo cade o perché a me prende un infarto. Esagerato, mamma mia, sembri Amedeo Preziosi quando vola su un aereo. E poi è arrivata lei, che era bellissima, gentilissima. Cioè ti è bastato che arrivasse lei per farti passare la paura, fammi capire. Ma per me era un bambino indifeso che andava comunque salvato, aiutato. Un bambino senza capelli. Quando finirà questo video scrivetemi nei commenti quante battute secondo voi ho fatto sui pelati. E è rimasta con me praticamente tutto il viaggio. Mi è subito piaciuto il suo comportamento. Sì, ma Giulia, stai lavorando, non è che puoi flirtare come c***o vuoi con i clienti. Il suo modo di fare, mi piacciono un po' le persone così, un po' goffe, un po' insicure. Ma non sono dei complimenti questi? Ma chi te li ha insegnati? Con quel suo modo di fare, Giulia riesce a rasserenare Paolo e un attimo dopo anche a stupirlo. In che senso a stupirlo? Che cosa hai fatto, Giulia? Ho lasciato il telefonino per un po' di tempo e quando sono tornato c'era il suo numero. Ma vaffanculo, ma queste cose accadono solo nei film di Hollywood, vaffanculo. Culo. Ho scritto il mio numero di telefono e proprio per fargli capire che avevo voglia di rincontrarlo, di vederlo. Il problema è che ha scritto un numero sbagliato, tipo 118. E così, grazie all'intraprendenza di Giulia, da quell'incontro in alta quota nasce l'amore. Ah, si sono messi proprio assieme! Madonna, ma che storia incredibile! 3 anni dopo, però, i loro stili di vita così differenti creano le prime turbolenze. Ecco, appena detto, cioè si sono appena messi assieme e adesso va tutto a farsi fottere. Il tempo per stare insieme era molto limitato. E grazie al cazzo lei vola come un albatros e tu coltivi le piante come un tossico. Io stavo fuori anche per giorni interi perché viaggiavo facendo l'ossessi di volo. Sì, ma non è che devi sentirti in colpa, è il tuo lavoro semplicemente. Vi siete conosciuti pure su un aereo. Quando tornavo a casa la sera molto spesso ero stanco. Come tutti, non sei l'unico al mondo. Non sei l'unico al mondo. Un po' svuotato. Svuotato in che senso, scusami? E avevo voglia solo di andare a dormire e quindi io dovevo fare qualcosa, dovevo tenere alto il nostro rapporto. E quindi che idea ti è venuta in mente, cara Giulia? Sono davvero curioso, I'm curious. A Giulia non manca certo l'iniziativa. Così, dopo cena, con fare malizioso, ha un'idea per risvegliare i sensi sopiti di Paolo. Io non so se avere paura o d'essere felice, non lo so, ve lo giuro, perché non so cosa aspettarmi. Una sera Giulia si alza da tavola e va in salone. Si ferma e bestemmia fortissimo. La seguo, mi accorgo che il computer è aperto su una pagina di incontri di Ménage à Trois. Ma come Ménage à Trois? Il Ménage à Trois mi intrigava perché avevo già avuto un'esperienza con una donna. Attenzione, perché le cose si mettono bene. Lei sta proponendo a lui di fare una cosa a tre. Avevo sicuramente uno sguardo un po' interrogativo, un po' sorpreso. Lei mi risponde che secondo lei avremmo potuto ampliare un po' le nostre vedute. Ma guardate lui che fa pure il finto sostenuto. Lo sappiamo che dentro sei felicissimo, lo sappiamo. Quindi proposi
Paolo di inserire un'altra donna nel nostro rapporto, quindi di poter fare sesso con lei. Ma io non ci posso credere! Sono alli Beatles! Questa volta sono proprio alli Beatles! Che dovevo dire io? È il sogno di molti uomini, compreso anche il mio. E allora che cazzo vuoi? Stai zitto e ringrazia! Ringrazia Dio! È vero che era, come al solito, un'idea non mia ma di Giulia, però a me è sembrata molto allettante. Sei già arrappato come un alligatore sordo! Ti vediamo e ti conosciamo, caro Paolo! Paolo è d'accordo. La complicità con Giulia è totale. Ma va? Non l'avrei mai detto, guarda, pensavo che rifiutasse. Non devono far altro che cercare la donna giusta per entrambi. Ricordiamoci però che siamo all'interno di una puntata di High Infidelity, quindi qualcosa di merda dovrà pur succedere. C'erano però delle regole ben chiare. Sceglievamo una ragazza, la contattavamo, ci passavamo la notte insieme, però non la vedevamo più. Mi sembra il minimo tutto il cos'è. Vuoi pure frequentarti con questa terza persona, non ho capito? E dopo tanto cercare, la decisione di Giulia e Paolo casca su Irene. Benvenuta Irene, benvenuta all'interno della nostra coppia. Un'eccentrica giovane blogger di 27 anni che invitano a casa. Un influencer sostanzialmente, bene. Quando sono arrivata a casa di Giulia e Paolo li ho trovati ad aspettarmi sulla porta. Ma va? Ma sei un genio! Ma solitamente quando arriva un ospite a casa dove cazzo lo aspetti? Presentata a casa con questo cappotto molto eccentrico, molto colorato. Perché il pelato si sta soffermando sul cappotto? Ma chi se ne frega? Ma scusami, Mastro Lindo! Io e Giulia abbiamo pensato, Dio, chi è questo? Avete deciso di chiamarla voi, eh? Adesso è una responsabilità vostra, non nostra, noi non ce la prendiamo. In questo tipo di incontri si va subito al sodo. Invece, che cosa vi siete messi a fare? Giocare a carte? Giocare a scarabeo? Invece Irene si è accomodata sul divano e ha cominciato a parlarci delle sue passioni, della sua giornata, del suo blog. E le cose stanno già andando nel verso sbagliato, perché hanno già infranto la prima regola, cioè. Aveva un blog sulle coppie e teorizzava la felicità di coppia, della vita amorosa. Un blog, che fastidio che mi dà questa parola, mi sembra una parola arcaica, un blog. Lei diceva tutto è lecito a patto che non si tocchi l'integrità tra lui e lei. Ricordiamoci questa frase. Secondo me dobbiamo ricordarci questa frase, perché sicuramente non verrà rispettata. Con Paolo mi sono trovata subito benissimo. Fu subito attratta dai bonsai che aveva Paolo. In che senso il bonsai che aveva Paolo? In che senso? Mi ha colpito il fatto che avesse un vivaio. Io volevo assolutamente vederlo. Dalla sua descrizione sembrava meraviglioso. Ma fatti cazzo tuoi, siete lì per copulare, fatti, lascia stare giù quel bonsai, ma per favore. Abbiamo cominciato a parlare, il discorso si è protratto veramente a lungo, sembrava che non la dovessimo finire più. Madonna che palle, oh che cioè vi siete incontrati per parlare, non per fare altro. Cominciai a perdere le speranze, fino a quando poi lei si volse verso di me, cominciò a guardarmi molto intensamente. Attenzione perché la situazione sta leggermente diventando piccante. Ho cominciato a toccare il volto e poi l'ho baciata. Lo sentite questo? Poi rimasi un po' stordita. Ha guardato anche me, a un certo punto mi ha sorriso in un modo meraviglioso. Il pelato è eccitato, Ho preso Paolo per mano. L'ho portata in camera da letto. E perché lei sta dietro, scusate? Perché non va pure lei in camera da letto? E Giulia ci ha subito raggiunto. Ah, ok, mi stavo preoccupando. Nyango, jingo, badruka, chango, dango, do, chango, dango. E fu così che si consumò il rapporto. Irene ha lasciato un segno indelebile nella coppia. Perché sono tutti tristi? Che cazzo è successo? Il giorno dopo abbiamo discusso molto, perché secondo me era un incontro di quelli che succedono. Ma Dio santo, ma t'ha detto? Scopriamoci il più che possiamo e dimentichiamo chi abbiamo visto. E tu vuoi già rivederla? Vuoi già rivederla? Ma non si può far niente con te, caro Pelatius. Non capivo perché Paolo insistesse con questo suo atteggiamento. Le regole erano chiare. Ma appunto, l'avete detto sin da subito, quindi mandalo a cagare. Giulia era molto rigida, era ferma nel suo punto di vista. E io, ancora una volta, ho lasciato che fosse lei a prendere la decisione finale. E deve essere così, in questo caso do ragione a lei.
lei, totalmente a lei. Voi che cosa ne pensate? Fatemelo sapere qui sotto nei commenti. Non scrivete in croato, vi prego, se no non vi capisco. Giulia e Paolo hanno deciso, rispetteranno il loro patto. Non hanno però fatto i conti con Irene. Oddio, non dirmi che questo inizierà a stalkerizzarli, a rompere i coglioni. Irene, per favore, non abbiamo tempo da perdere. Era passata una settimana dal nostro incontro e io non riuscivo a smettere di pensarci. Madonna, ma che esagerazione, sembrano delle persone che non fanno l'amore da 14 anni. Non riuscivo a smettere di pensare soprattutto a Paolo. Oddio, sei innamorata questa, porca e non si possono neanche fare le cose sconce. A un certo punto non ho più resistito. Pensato alla fine, mi ha lasciato lui il biglietto da visita. Mi ha invitato lui ad andare al vivaio a trovarlo. Oddio, no, si sta per recare al vivaio del Pelatus. Io stavo lavorando nel vivaio. Lavorando, stavi coltivando la tua piantagione di marijuana, come sempre. Tranquillamente, quando improvvisamente mi sono trovato davanti Irene. Oh, ciao Irene, ma... Chi se l'aspettava? Mi si è offerto di aiutarmi a scegliere un bonsai. Ancora con sti bonsai? Ma basta, con sti bonsai di merda. E anche di insegnarmi a potarlo. Potarlo in che senso, scusami? Mi sa che intendeva altro il signor Paolo. Io lì per lì avrei voluto prenderla, baciarla subito. Vediamo se il nostro amico arrapato riuscirà a trattenere i suoi istinti animali. Paolo a quel punto mi ha invitato a potare il bonsai con lui. Non credo che si poti così una pianta, ma forse mi sto sbagliando, non sono esperto. A quel punto siamo veramente trovati tanto vicini, io mi sono girata. Eccoli, lo sapevo, mi viene da piangere, ve lo giuro. Nessuna regola può ormai frenare il desiderio di Paolo e Irene. Sì, ma non dirmi che copuleranno sopra i bonsai perché si rovinano comunque. I due non possono che abbandonarsi alla trasgressione commettendo un'alta infedeltà. Oddio, l'ha detto! Non ero pronto, risentiamolo. Commettendo un'alta infedeltà. Alta infedeltà! Alta infedeltà! Da quel giorno io e Irene abbiamo cominciato a fare l'amore sempre più spesso. La passione era in ascesa. Ah, vi siete rivisti più volte. Allora, caro cazzo di pelato. La tua fidanzata ti ha proposto di fare una cosa a tre. E questa cosa è già rarissima, veramente rarissima. Tu non solo hai approfittato di questa situazione, ma stai addirittura tradendo la tua ragazza. Ma tu sei fuori di testa. Lo facevamo a volte nel vivaio, a volte a casa sua, a volte a casa mia quando non c'era Giulia. Dappertutto lo facevate, sempre e costantemente, 24 su 24, 7 giorni su 7. L'intesa tra me e Paolo era fortissima. Io non avrei mai immaginato di essere coinvolta a tal punto con un uomo. Posso chiederti una cosa? Puoi stare zitta, almeno per 2 secondi? Parli troppo, davvero. Mi stai troppo sulle palle. Eravamo diventati... inseparabili. Ah, quindi si sta veramente innamorando di lei? Non ci posso credere, io non ci posso sei una vergogna, vergogna. Da quando l'avevo conosciuto mi ero anche cancellata dal sito di Menage a Trois perché non riuscivo più a pensare a nessun altro uomo che non fosse lui. Siete due stolti, due miseri stolti. Tra Paolo e Irene è nato qualcosa di molto più intimo del sesso. È nato un bambino. Per Giulia invece Irene è acqua passata. Però un giorno, con fare nostalgico, riapre il sito del Ménage à Trois. E che cosa succede riaprendo il sito del Ménage à Trois? Un giorno, curiosando, vidi che il profilo di Irene era cancellato. Io se fossi in te mi insospettirei. Poi vedi tu, io non ti obbligo, Mi chiedevo, cosa sarà successo? Sarà morta? Non lo so, si sarà addormentata? Forse. Giulia era convinta che Irene si fosse innamorata, che fosse questa la ragione per cui aveva cancellato il suo profilo. E quindi ha indovinato, solo che non ha ancora capito che si è innamorata di suo marito. Io ho tagliato corto dicendo, secondo me si è semplicemente stancata, un po' come noi. Che falso! È riuscito a trovare la giusta giustificazione nel momento adatto. Il pelato è abbastanza intelligente, però so che prima o poi lei si accorgerà di tutto. La verità è che Paolo e Irene non possono più stare lontani l'uno dall'altra. Ma stanno ancora copulando come due ricci, fermateli, vi prego! E riescono a ritagliarsi quotidianamente dei momenti insieme. Dall'altra parte Giulia, che è sempre in viaggio, vorrebbe più attenzioni da parte di Paolo. Povera Giulia, però lei è lì che lavora ogni giorno e lui sta trombando come un forsennato. Lo chiamai immediatamente per informarlo che stavo tornando a casa. Vediamo lui se risponde e vediamo soprattutto che scusa si inventerà questa volta.
Io ero nel vivaio con Irene. Ma cos'ha nella pelle? Mi sa che state copulando sopra un'ortica, probabilmente. Chiedo scusa, non voglio fare del body shaming. Chiedo scusa. E stavamo facendo l'amore. Avevo il cellulare staccato. Il telefono era spento. Allora pensai, forse, sicuramente sarà al lavoro. Ma veramente gli ha attaccato il telefono in faccia alla sua vera ragazza, veramente? E non prende, quindi pensai di passare al vivaio. Oddio, sta andando al vivaio. Ho paura adesso. Adesso ho un po' di paura, sinceramente. Sono arrivata al vivaio, entro dentro e vedo il Paolo di spalle. Non è di spalle, è proprio di palle. Ha le palle appoggiate sopra Irene. Però mi accorsi anche che c'era qualcun altro insieme a lui. Ed è Irene, ovviamente. Non te ne sei accorta? Non l'hai riconosciuta? Notai bene la persona e riconobbi la chioma di Irene. Irene. La chioma? Cos'è, un cavallo? Che faceva lì Irene? Stava potando il bonsai di Paolo. D'improvviso mi sono sentita chiamare e mi ha preso un colpo. Era quella cortigiana di mia madre. Era Giulia. Io non sapevo cosa avesse visto. Cosa vuoi che abbia visto? Che stavate potando il bonsai uno inserito all'interno dell'altro. Io rimango congelato. Nel senso che avevi freddo? Mettiti una giacca. Irene fa uno scatto. Si avvicina a Giulia, le dà un bacio sulla guancia. Ma che cazzo sta succedendo? Fermi, fermi. È arrivata mia nonna. Mia nonna mi ha portato le lasagne. E lei mi disse che era lì perché aveva chiesto a Paolo di insegnargli a potare il bonsai. Ma che scusa è? Ma come può una persona crederci ad una cosa del genere? Veramente? Però Paolo, perché non mi aveva detto niente? Perché in realtà erano lì per fare un bambino. Io ho capito dagli occhi di Giulia che non aveva visto nulla di compromettente. Era solo arrabbiata con me perché avevo rotto il patto. Non è che avevi rotto il patto, avevi rotto il cazzo, proprio il cazzo hai rotto. Io mi sono giustificato dicendo che quella di Irene era stata un'improvvisata e che non ci eravamo mai visti prima di quella mattina. Che falso, che falsità, mamma mia, le persone come fanno ad essere così false? Quella storia che mi avevano raccontato era un po' strana, qualche dubbio mi balenava nella testa, però ero felice di vedere Irene. Ma stai bene, cara Giulia, ma come fai ad essere così, non so come definirti, così ingenua, ti definisco ingenua per non insultarti. Non puoi non accorgerti che in realtà il tuo ragazzo ti stava tradendo con Irene, non puoi. Magari potevamo fare uno strappo alle regole e continuare magari a vederci, a fare qualcosa insieme. È probabile che le è tornata semplicemente la voglia di copulare a tre. Io lo dico e lo nego. Sull'onda dell'entusiasmo, Giulia propone a Paolo e Irene di passare il pomeriggio in una spa. Come in una spa? Sapete l'acronimo spa per cosa sta? Spacciatori puttanieri anonimi. Per ricreare un po' di complicità a tre. E una volta arrivati lì, però, Giulia sorprende Irene con una domanda. In che anno è caduto il muro di Berlino? Mi ha cominciato a chiedere del motivo per cui io mi fossi cancellata dal sito di Menage à Trois. Bella domanda, brava Giulia, mi piaci così, sveglia, attenta, furtiva. Io ho cercato di sviare il discorso dicendo che Irene aveva scritto storie nuove sul blog, storie di vita molto belle e molto coinvolgenti. Ma tu che cazzo ne sai? Ma leggi il blog di Irene, quindi sei doppiamente idiota. Lui cosa ne sapeva del blog di Irene? Ma infatti, cosa ne sai? Perché rispondeva lui? Ma tutto parlava di un certo Mr. X, che lì attirò subito la mia attenzione perché ne parlava in maniera molto empatica, emotiva. Chissà chi sarà questo Mr. X. È il pelato che ha a fianco, il pelatone nazionale. Sembrava veramente che lei si fosse innamorata di questo Mr. X. Si è innamorata del tuo fidanzato, chiamato Mr. X. Mi sentivo tra due fuochi, la mia donna e la mia amante. Io sto percependo che la situazione veramente da un momento all'altro sta per esplodere completamente. Ci sarà un delirio. Mr. X metteva in imbarazzo Paolo, ma non riuscivo a capire il motivo. Ma come fai a non capire il motivo? Cioè, basta ci basta fare uno più uno. Poi ho deciso di aiutarlo ad uscire fuori da questa situazione sdrammatizzando. E vediamo come la nostra amica Irene ha deciso di sdrammatizzare questa situazione cringe. Ho proposto a Giulia e Paolo di farci un video tutti e tre insieme da mettere sul mio blog. Bella idea di merda, complimenti. Ma c'è lui che sta toccando Irene, ma si vede palese, prego regia, RVM, ma si vede, ma sei un idiota. Ma una volta a casa, Giulia continua a ripensare ai comportamenti strani di Paolo. Così apre il blog di Irene e, stupita dai migliaia di like riscossi dal loro video, ci clicca sopra per rivederlo.
Sapevo che sarebbe andata a rivedere il video, lo sapevo, me lo sentivo. Nel video ho notato una complicità molto strana, particolare tra Irene e Paolo. Ma infatti, anch'io l'ho notato, anche noi l'abbiamo notato, tutti l'abbiamo notato, tutti. Lui gli stringeva i fianchi in maniera molto affettuosa, complice. Stessa scena che avevo visto anche nel vivaio quando ero andata a trovarlo. A sto punto, cara Giulia, mi sembra che tu possa pervenire ad una conclusione ovvia. Che tu sei un cervo a primavera e che il tuo fidanzato è uno stronzo di culo. Io stavo già dormendo quando è entrata Giulia nella stanza e mi ha svegliato bruscamente. Aveva in mano il telefonino col video della spa e me l'ha mostrato. Comunque, se una persona nella mia vita, a prescindere da quello che succede, prova a svegliarmi così, non so che cosa possa accadere. Io pretendevo da Paolo delle spiegazioni e cominciai a chiedergli: ma tu sei Mr. X? Sì, è lui Mr. X, cioè te lo deve pure che capelli di merda, scusatemi, che disastro. Cosa c'è tra te e Irene? Vi siete già visti altre volte? Sì, hanno potato il bonsai, li hai visti anche tu? Era convinta che io avessi rotto il patto e che stavo rivedendo Irene, io negavo. Lui sta ancora negando, ma quanto andrà avanti questa cosa? Ho sputato, che schifo. Mi dava delle colpe dicendomi che io ero esaurita, che mi stavo facendo prendere troppo dal lavoro. Ah, sta pure dando le colpe a lei, cioè veramente, io non ho parole, non vedo l'ora di vedere che cosa accadrà. Io Giulia l'amavo, volevo stare con lei, non volevo lasciarla, però non c'era niente da fare. Allora, sfatiamo questo mito che una persona che tradisce in realtà ama la sua fidanzata. Non è così, non è così, se tradisci non ami, punto, non ci sono masse, punto. Giulia è costretta nuovamente a partire per lavoro, lasciando inconsapevolmente campo libero a Paolo e Irene di amarsi. Ma come di amarsi? Ma come di amarsi? Stanno semplicemente avendo dei rapporti sessuali, punto. A un certo punto si sente squillare qualcosa. Cos'è che può squillare? Un telefono, un telefono che squilla, non può squillare altro. Era una videochiamata di Giulia. Furba lei che chiama in videochiamata, attenzione. Avevo lavorato da casa per un ordine e avevo lasciato il computer acceso. Il cellulare lo spegnevo sempre quando c'era Irene, però quella volta il computer l'ho proprio dimenticato. Sei un idiota, sei semplicemente un idiota, ma questo l'avevamo già capito. Provai una volta, due volte no, ma la terza volta mi rispose. Oh, finalmente risponde alla videochiamata, anche perché che se tu non avessi risposto è ovvio che poi a lei possano venire dei dubbi. Giulia era agitata, aveva avuto altre discussioni con i colleghi e mi diceva che voleva stare solamente con me e tra le mie braccia. Non ci credo, ma alle sue spalle sul divano c'è il cappotto di Irene. Non dirmi che l'ha inquadrato in videochiamata. Era una situazione sgradevole, non riuscivo a essere tenero con Giulia perché sapevo che c'era Irene che ci stava ascoltando. Ah, ti fai pure problemi ad essere tenero con la tua ragazza perché c'è la tua amante a fianco? Ma stiamo scherziamo? A un certo punto vidi qualcosa che mi insospettì. Il cappotto, sono certo al 100%. Dietro le sue spalle c'era un cappotto che assomigliava moltissimo a quello di Irene. È l'unica al mondo che ha quel cappotto di merda, quindi può essere solo il cappotto di Irene. Di colpo mi ha salutato. Ciao, ciao Paolo! Io ero felice, però mi sono girato e c'era il cappotto. E lì ho pensato, sono proprio un figlio di puttana. Anna. Però Giulia non mi aveva fatto nessuna osservazione, quindi mi sono tranquillizzato subito. No, non ti devi tranquillizzare, tu sottovaluti il mondo femminile. Giulia se n'è accorta di quel cappotto, ma non ti ha voluto dire nulla. Appena tornata dal suo viaggio di lavoro, Giulia ha ben in mente cosa deve fare per dissipare in sé ogni dubbio sul tradimento di Paolo. Che cosa sta facendo? Non ho capito, spiegatemelo. Ho chiamato subito mio collega Valerio. Grande Valerio, numero uno. Che si occupava degli impianti di sicurezza all'interno dell'aeroporto, per aiutarmi a installare dentro casa delle microcamere. Ah, ha installato le microcamere. Geniale, brava, geniale. Guarda, ti amo. Appena avevo tempo andavo nella mia stanza d'albergo, aprivo il tablet per verificare cosa stava succedendo all'interno della casa. Mi sa che vedrai un brutto spettacolo, mi dispiace per te, ma sarà così. Ma il primo giorno niente, non trovai niente. Niente, chissà come mai. In quei giorni ero io ad andare a casa di Irene perché la sua coinquilina era a casa dai suoi. Ah, mi sembrava strano infatti che non copulassero almeno da 2 minuti. A un certo punto la mia coinquilina ha deciso di tornare a casa prima perché aveva un esame e quindi sono dovuta andare io a casa di Paolo. Aia, la situazione si mette male, anzi malissimo. Poi il terzo giorno vidi Paolo andare verso la porta, aprirla e dall'altra parte vidi subito Irene. Oh cazzo, oh cazzo.
È successo? Quando sono arrivata a casa di Paolo, lui mi ha subito baciato con passione. Come sempre, d'altronde, quel pelato è veramente la persona più arrapata che io abbia mai visto. Fece anche una sorta di spogliarello davanti ai suoi occhi. Pure lo spogliarello pure si è vista dal tablet, che spettacolo! E lui la prese per mano e la portò nella nostra camera da letto, lo schifoso. Lo stronzo aggiungerei, stronzo bastardo. La mia vendetta sarebbe arrivata presto. La sua vendemmia sarebbe arrivata presto. Giulia, tornata dal suo ultimo viaggio, decide di non dire nulla a Paolo. Perché sta bramando una vendetta incredibile. Lo spero di cuore questa volta, ve lo giuro. La vendetta va consumata lentamente. Piano però con questa voce narrante che sembra un serial killer. Una mattina ero al vivaio e stavo lavorando al computer. E quando ero al computer in genere andavo a controllare il blog di Irene. Era un modo per sentirla più vicina. E che cosa accade? Voglio saperlo immediatamente. Non mi aspettavo di trovare quello che ho trovato. Trovato, non dirmelo mai più. Quella mattina ho ricevuto una telefonata da Paolo, lui era allarmatissimo. Mi ha detto di andare immediatamente a controllare il mio blog. Non dirmi che ha messo il video del suo spogliarello nel blog. Non dirmelo, ti prego. Qualcuno aveva ripreso Irene che si spogliava per me e l'aveva postato sul suo blog una tale Mrs. X. Chissà chi è, ma questi sono degli idioti. Cioè, c'è un video a casa sua postato sul blog della tipa. Chi vuoi che sia stata? È stata Giulia. È stata Giulia, come te lo devo dire? Ma ce la fate? Con una scritta in basso a destra che diceva "To be continued with Mr. X". E quindi sicuramente poi ci sarebbe stato un altro video che mostrava me. Oddio, non ci credo, vuole postare proprio il video completo come se fosse un video porno. Il mio post precedente riguardava le 10 regole per lo spogliarello perfetto per tenersi il proprio uomo. Ma come il post precedente? Ma non... E quello era tutt'altro che uno spogliarello perfetto. E questo ovviamente la screditava davanti agli occhi di tutti i suoi followers. Ma in che senso? Non sto capendo, fermatevi un secondo. Lei sarebbe screditata davanti ai suoi follower perché non ha eseguito uno spogliarello perfetto? Ma che minchia è mai questa? Mi ha chiamato anche l'amministratore della pagina, dicendo che gli sponsor non volevano più avere niente a che fare con me. Ma che cazzo vuol dire? Ma questa è... Fatemelo dire, vi prego, fatemelo dire, questa è la più grande minchiata che io abbia mai sentito all'interno di High Infidelity. Ho capito subito che era stata Giulia. Ma va? Sei un genio! L'ho chiamata, ma lei non rispondeva. Allora ho chiuso il vivaio e sono corso a casa e là ho avuto un'altra sorpresa. Ovvero che cosa ha fatto? Ti ha distrutto il bonsai? Ho preparato le valigie di Paolo, le ho messe fuori al pianerottolo, così lui non doveva neanche scomodarsi per chiedermi il motivo di quel gesto. Ma brava, l'ha mandato proprio a quel paese, brava! Brava! Sono arrivato davanti alla porta di casa, ho provato ad aprire, ma Giulia aveva anche cambiato la serratura. Quindi... Pure la serratura cambia. Ma sei un mito, Giulia, sei un mito, ti amiamo tutti quanti. Quindi ho suonato insistentemente, ma niente. Io non volevo più sentirlo, non volevo più vederlo. E fai bene, porca puttana, fai bene. Giulia continua a viaggiare e ha cominciato due relazioni con due donne in due diverse città. E la Madonna, ma veramente, ma pensate solo a quello nella vita. Paolo ha ingrandito il suo vivaio ed è andato a vivere con Irene e tra 3 mesi diventerà padre. Come padre? Cioè questi hanno continuato la relazione e hanno veramente avuto un bambino, quindi io non ci posso credere. Irene aspetta una bambina da Paolo, ha chiuso il suo blog e ne ha aperto un altro dal nome PPL, pappe, pannoloni e latte. Dopo questa conclusione imbarazzante, io ragazzi non so che dirvi e vi chiedo scusa, umilmente scusa per avervi fatto vedere tutto ciò. Si chiude qui questa puntata di High Infidelity. Spero come sempre che in qualche modo il video vi sia piaciuto e vi abbia intrattenuto. Lasciate un like qui sotto e commentate scrivendo E ragazzi, che dire, come sempre vi mando un enorme abbraccio, un enorme bacio a distanza. Vi voglio bene e ci vediamo prestissimo in un nuovo contenuto multimediale. Bella!